Bene, salve a tutti. Oggi vi faccio vedere come nascondere colonne che non interessano in LibreOffice Calc. LibreOffice Calc, che ricordiamo, è la versione free open source di Excel e che quindi può essere usato sia in Windows che nel Mac che in Linux, oltre che in BSD ed altri sistemi. Comunque, abbiamo una tabella qui, una tabella che inizia a essere abbastanza corposa, quindi con diverse righe e diverse colonne. Vedete, si estende orizzontalmente e verticalmente. E quindi qua cosa succede? Che ci sono delle colonne che per il momento sono vuote, le vogliamo nascondere perché sono poco informative. Allora, si selezionano le due colonne, selezionate, cliccate all'intersezione della colonna, poi Shift, freccia a destra, io faccio così, e selezionata colonna vicina. Ora, per nasconderle bisogna fare right click là sopra sull'intestazione, cioè qui, e poi cliccare hide columns. Come al solito, se avete il menu italiano, guardate dov'è la posizione del comando che sto cliccando o la sua icona, che il nome ovviamente sarà diverso. Bene, andiamo a nascondere, che ne so, anche queste due hide columns. Ecco, bene, le nostre colonne sono nascoste. Un domani uno vuole andare a visualizzare queste colonne nascoste. Come fa? Beh, prima di tutto si deve rendere conto di dove sono le colonne nascoste, e questo si vede subito dall'intestazione, perché tra B e E ci sono altre lettere. Perciò, per vedere le colonne che stanno tra B ed E, si selezionano B ed E, come sopra. Quindi rifacciamo, seleziona B, poi Shift, freccia a destra, seleziona anche E, clic sulla parte di intestazione, right click sulla parte di intestazione, clic destro e poi Show Columns. Eccolo qua. Questa cosa possiamo fare anche tra F e I, ovviamente ci sono delle altre lettere in mezzo. Show column. Ecco qui. Breve e semplice procedura, spero che vi possa essere utile. Se volete, fate subscribe e ci vediamo al prossimo video. Bye.